Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FabiJ. Oggi siamo tornati su un episodio un po' particolare, una reaction. Era un po' che non facevo reaction, ma le migliori che ho fatto su youtubers italiani, secondo me, si riferiscono a Sotomayor, che è questo ragazzo che fa animazioni discutibili, ma cioè nel senso che fa delle robe strane che non saprei spiegare. Però non so se vi ricordate, avevo fatto la reaction alla la vera storia di Lorenzo Stuni, che era incredibile. Oggi abbiamo FabiJ vs Givaf, la vendetta di Pietro. Già solo per inventarsi un nome del genere meriti l'Oscar. Però andiamo avanti ragazzi, il mi piace te l'ho messo, mettetelo anche voi a questo video per cortesia. Io non ho visto niente, non ho visto niente, però ho notato già la partenza. Minuto zero, secondi zero, c'è la partenza che merita già l'Oscar. Perché primo, c'ho la sedia da gaming che non ho mai avuto, però vabbè. Puntualizziamo alcune cose. Allora, analizziamo le cose per bene. Abbiamo la foto di Gerry Scotti, che, cioè, io non so come mai non ho una foto di Gerry. Adesso mettiamo una foto di Gerry Scotti. Giacomo Poretti, ovviamente, perché Giacomino nelle foto ha un senso. Giacomo, vieni a casa mia, facciamo un video insieme per cortesia. Però vabbè. Secondo me è meglio che cominciamo con il video, ragazzi. Partiamo. Era una bella giornata. Il sole risplendeva oltre la finestra. Vabbè, Francesco Sole che interpreta il sole. Ok. Insomma, una di quelle giornate in cui fai un sospiro, guardi fuori e dici: ehi, oggi è davvero una bella giornata. Tutto stava procedendo per il meglio, quando poi arrivò Pietro. Ma perché ridete? Tra l'altro, vorrei puntualizzare che la voce che lui fa di Pietro è veramente simile, secondo me. Cioè, quando lui entra in TeamSpeak che parla con me, perché dobbiamo registrare qualcosa, la voce è uguale. Uguale. Incredibile. Dai, non è che per far ridere basta dire la parola Pietro. No, in effetti Pietro fa sempre ridere. Vabbè, ero venuto per scusarmi per quello che ho fatto, ma se è così me ne vado. Ma andiamo indietro di 2 giorni. Ma cosa sta succedendo? Ma cos'è? Ehi Lore, ho noleggiato il nostro film preferito. Cosa vedo? Fermi! Cos'è successo nell'arco di 5 secondi? Cioè, abbiamo avuto una conversazione impossibile 2 giorni prima. Boh, vabbè, partenza così. Ehi Lore, voi scherzate, ma io questa canzone l'ho ascoltata veramente così sdraiato sulla sedia per giorni. Quindi incredibile, però andiamo avanti. Ho noleggiato. Complimenti per i peli. Il nostro film preferito, Dirty Dancing. Lo guardiamo da te? No zio, non posso, ho delle questioni da risolvere. Avrò mai comprato del latte della stessa mucca 2 volte? Adamo ed Eva avevano l'ombelico. Sì, il latte della stessa mucca 2 volte, sì, perché se compri le cose, cioè le bottiglie in stock, sicuramente la vacca avrà fatto più bottiglie, quindi sicuro, sicuro. Mentre per quanto riguarda Adamo ed Eva, sì, perché non dovrebbero avere l'ombelico? Ah, perché non sono nati da... Interessante. Aspetta che lo cerco. Credo di sì. Avevano anche un gatto a quanto pare, però vabbè, andiamo avanti. Ma mi ha attaccato il telefono in faccia. Oh. Tanto, ragazzi, ma perché Pietro è nella casa di SpongeBob? Ma perché? Questa me la pagherà. Avrò la mia vendetta. Quanto è vero che mi chiamo Pietro? Dai, ragazzi, ma qual è il vostro problema? E così. Mi raccomando, dottor Pivet. Cloni! Ok. Menesse Totò Cornelius Van Kartoffen. Sì, ok, dottor House. Devo fargliela pagare. Ha rifiutato Dirty Dancing con me. Non posso perdonarlo. E devo vendicarmi. Lo sostituirò come amico e anche come youtuber. E conquisterò il pianeta. Belle mutande. Mi sorprende quanto sia accurato dottor Cornelius Van Kartoffen, perché c'ha la parrucca che è veramente voluminosa quanto quella vera. Cioè, io vi assicuro che è veramente così la parrucca di Kartoffen. Comunque, andiamo avanti. Se vuole conquistare il pianeta, prenda un numero e si faccia la fila come tutti. Questa arriva e ci ciula il posto. Allora, Totori, cioè, tanto c'è la Salvini. Bisogna seguire ricette attentamente. Questo molto importante. Diceva mia nonna, quando esegui ricetta, opera essere perfetta. Abbiamo in teoria nonna diceva, quando è opera essere perfetta, non seguire ricetta, al contrario. Ingredienti? Sì, dottore. Tutti gli ingredienti richiesti sono stati acquistati. Li hai presi i prodotti dalla lista che ti ho lasciato sul tavolo? Certo, Mr. White.
Ma quella non è la roba che ti ho detto di prendere. Che lista hai preso? Quella che era sul tavolo. Aspetta. Ma questo vuol dire che... Mamma, non mi sento tanto bene. Ma no, dai! Geniale sta roba. E se conto vai il dovere fare mia grande invenzione con tomaten, carotten e kartoffeln? Questa eccezionale. Io non ci avere pensate. Mia più grande creazione. Oh mio Dio! Delle molecole al cepu portare giù i frutti. La clonazione. Questa eccezionale. Dottore, qui nelle avvertenze c'è scritto che dovevano essere utilizzati solo ingredienti senza olio di palma. Perché ci potrebbero essere delle conseguenze. Ah, bagianaten, olio di palma mai fare male a nessuno. Ah, creazione it's vivent. Ma cos'è? Fermi, aiuto. Cosa sto vedendo? È geniale sta roba. Voglio comprarmi una tuta di Vegeta, bellissimo. Aspetta che vedo se la vendono. L'ho trovata, ragazzi, ma non credo che sia come quella che ho visto. Però va bene. Vabbè, andiamo avanti comunque. Venire a fare selfie ricordo. Devo trovare. Bellissimo, bellissimo il selfie, complimenti. Azionen. Nome che ricordi originale. Fa Vegeta. Quale nome scegliere? Ezzere indeciso. Ah, ci sono. Ti chiamerò Fabrizio. Cosa sto vedendo, ragazzi? Vi prego. Problemi con lingua. Distruzione tutto annientare essere umani e conquistare il mondo. Cos'è che ha detto? Aspetta, ma da che parte del corpo l'ha tirata fuori quell'arma? E poi è diventare nuovo amico di Pietro, impossessarsi del canale YouTube di FaviJ e poi conquistare il mondo, capito? No, non puoi usare quest'arma. Siamo su un video su internet. E questo non è family friendly. Quindi l'arma ovviamente non è vera ed è inutilizzabile. Questa cosa Pietro l'avrebbe detta sul serio. È imbarazzante quanto sia simile a Pietro, vabbè. Ci sei cascato. A noi cosa ce ne frega del family friendly? Preparati ad essere disintegrato. Beh, ci sta anche impegnando comunque, va bene. Amiche pietre! Sono problemi tuoi! Iscrivetevi, okay. E ci vediamo al prossimo video. Bella! Preparati a morire, FaviJ. No, stavo dicendo. Preparati a morire. Ho fatto creare questo clone che prenderà il tuo posto. Ma è uguale a me. Uguale. Ma sei bellissimo. Anche tu sei davvero bellissimo. E così che schifo, vissero, ma dai! Felici e contenti. Ma che finale è? Ma che finale è? Tra l'altro lui non si è per niente accorto del fatto che dietro c'è una immagine della Mona Lisa con la sua faccia. Cioè, è orribile sta cosa. Va bene! Tranne Pietro. Non dire di no a un amico, aspetta! Non dire di no a un amico che ti invita a guardare Dirty Dancing, è la morale della storia, ragazzi. Però vorrei spezzare una lancia a favore di Pietro. Dirty Dancing proprio non l'ho mai visto proprio, quindi non ho intenzione di guardarlo a prescindere, quindi non... cambia film, potrei anche venire. Tagliati i peli che hai sul petto, amico mio. Io vorrei vedere la reazione di Pietro a sta roba. Cioè, se Pietro... innanzitutto scrivilo nei commenti cosa ne pensi, se ci sei, amiche. Dimmi se ti sei piaciuto più tu o più la Mona Lisa dietro. Per me è più la Mona Lisa, veramente un colpo da maestro, però vabbè. Se volete l'apparizione di Favigeta in tutto questo, mi vestirò da Vegeta. Comunque, sotto Mario, io non so cosa ti mangi, ma lo voglio anche io. Signori, questa era la reaction a FaviJ vs GVAF. Io non so che dire, veramente. Ti ringrazio per avere questa fantasia, perché ogni volta non so neanche come reagire. Però complimenti. E direi che noi ci vediamo al prossimo video, se Pietro non mi ruba il canale o cose del genere. Iscrivetevi, lasciate un mi piace, la campanellina la dovete schiacciare. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.